Circondata da splendide montagne, Valfurva è nel Parco Nazionale dello Stelvio, un laboratorio naturale a cielo aperto. La bellezza del paesaggio e gli animali che lo abitano, i fitti boschi, i torrenti che scendono dai ghiacciai perenni, tante possibilità per lo sport e per le escursioni a piedi o mountain bike, per lo sci di discesa, di fondo e di sci alpinismo nelle meravigliose piste innevate a Santa Caterina. Per i ciclisti, il fascino del Passo Gavia, con la sua vetta a 2652 metri, la storia della Grande Guerra e gesta sportive indimenticabili. Saprà Don Mario, in questi piccoli paesi il sacerdote è visto come una figura di riferimento e la comunità avvertiva la necessità e il bisogno di una guida spirituale. Oggi la Valfurva si apre a lei e la invita a vivere le sue tradizioni, la sua cultura, i suoi sapori e soprattutto la sua natura e i suoi stupendi paesaggi. Ma anche su ognuno di noi, per intercessione di Sant'Antonio, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre,
e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo, nel ricordo di chi è morto per noi, perché questo ricordo non sia la terza, quarta domenica di agosto al Gavia e le altre domeniche in giro per le nostre Alpi, ma sia uno stimolo da vivere tutti i giorni. Nella val un gran peston, din don dan, dan don din, e pimme pumme pam, e timme tumme tam. Viva Tregua, viva il carnevale! Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
nella gioia del Signore festeggiate in pace. Benvenuto a casa tua. Grazie. Don Jacopo, iniziamo con il saluto della comunità civile a nome di tutta la Val Furva. Caro Don Jacopo, a nome dell'amministrazione comunale sono lieto di accoglierti oggi al tuo ingresso da novello sacerdote e accompagnarti insieme a tutta la comunità nell'inizio di questa tua nuova esperienza di vita. Misericordia, Signore, ide venu cantando.
Signore mio, per il sole di ogni giorno, che riscalda e dona vita, e gli illumina il cammino di chi cerca te, Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ricordiamo in questa messa, che è un po' il centro di questa giornata, assieme al pranzo, tutti i nostri cari defunti, quelli che facevano parte di questo gruppo e non ci sono più, tutti i defunti che stanno a cuore a ciascuno di voi. Sacramento del matrimonio, ogni famiglia diventa a tutti gli effetti un bene per la Chiesa. In questa prospettiva sarà certamente un dono prezioso per l'oggi della Chiesa, considerare anche la reciprocità tra famiglia e Chiesa. Figlia carissima, confermiamo che ora fai parte di questa famiglia di monache scalze della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, ed ora innanzi tutto sarà comune fra noi. Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà. Scende e rimanga sempre la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Mantenendo bene quello che i nostri avi ci hanno consegnato, andate in pace.